Ieri, signor Presidente, il signor Giuseppe Grillo ha scelto di utilizzare una poesia che fu scritta da Primo Levi al ritorno dal campo di sterminio di Auschwitz, lo stesso campo dove la mia famiglia è stata sterminata, meno mio padre. Ha scelto di utilizzare quella poesia che per molti italiani e per molti europei rappresenta il testamento morale più alto dell'ascito del campo di sterminio di Auschwitz, quella poesia che ci racconta che cosa può diventare un uomo o cosa possa diventare una donna se l'odio guida i governi e i popoli, se una donna o un uomo vengono affamati, torturati, gasati o bruciati in ragione della loro fede o della loro appartenenza politica o della loro scelta esistenziale o del fatto di essere nati ebrei per la sola colpa di essere nati ebrei o di essere nati disabili o di essere antifascisti o antinazisti o di essere resistenti. Quella poesia che ha insegnato al popolo europeo che cosa può diventare l'odio tra i popoli non può essere utilizzata da nessuno nel gioco cinico della politica. Non si può paragonare nessuno dei protagonisti della politica di oggi e di ieri a quello che successe al popolo europeo, non agli ebrei, alla civiltà umana in quel campo di sterminio. Non è permesso a nessuno, neanche al più frustrato dei comici italiani, a nessuno che partecipi alla politica italiana. E oggi Beppe Grillo, signor Presidente, ha detto una frase ancora peggiore. Le assicuro che terminerò anche se lei dovesse togliere la voce a questo microfono. Ha detto una cosa anche peggiore. Ha detto pochi minuti fa in una conferenza stampa: sono loro, e io ho pensato a me, che si nascondono dietro la Shoah. E ha definito il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, al quale va tutta la mia solidarietà e che oggi non può rispondere perché è una festa ebraica, lo ha definito stupido e ignorante. Sappia Beppe Grillo che quelli come me, non solo gli ebrei, ma tutti coloro che hanno tratto la lezione da se questo uomo, non abbasseranno mai la testa di fronte a chi crede di poter disporre della storia come crede e che fascismo e antifascismo siano la stessa cosa. Non abbasseremo mai la testa. Se ha occasione di incontrarlo, Presidente, glielo dica di persona.